Ciao a tutti ragazzi, quello di oggi è un esperimento, dato che non l'ho ancora mai fatto. Abbiamo appena concluso una chiacchierata su Twitch insieme ai sub, agli abbonati del canale Twitch, che sono anche all'interno del gruppo esclusivo su Telegram, ed è stata una bella chiacchierata. Quindi ho intenzione di riportarla integralmente qui su YouTube. È molto lunga, ma è una diretta. Fate finta di riascoltarvi la diretta, magari, che ne so, mentre lavate i piatti, mentre siete in pausa caffè, e quindi ne ascoltate un pezzettino ogni pausa caffè. Mentre siete in palestra, non lo so, mentre tornate a casa da lavoro ascoltandolo in macchina, stile podcast, fate come volete, tanto va via tranquilla e leggera, non c'è bisogno di guardare lo schermo, non c'è bisogno di leggere niente. Spero che possa essere il vostro gradimento e fatemi sapere se in futuro volete ancora contenuti di questo tipo. Beh, siete contenti di come sta andando per adesso il mercato? Ok, quindi ricomincia Fabio stavolta a rispondere, così facciamo tutto il giro. Allora, tutto sommato, allora, a livello di voci, sì, poi fin quando non c'è ufficialità, insomma, c'è sempre quella, come dice Luca, l'1%, no? Quell'ansietta che dici, speriamo che effettivamente succeda, però tutto sommato sì, c'è le voci che sento. Poi alcuni, vabbè, alcuni giocatori, cioè, non li ho mai sentiti, come è normale che sia, cioè, va dentro di tutto, però comunque sì, è carino Ieri come tempo. uno su Twitter mi ha domandato di Cambiaso, gli ho detto guarda, io ho visto qualche partita di Cambiaso, posso dirti fino a un certo punto. Uno mi ha risposto, ma come? Non basta vedere un video di 10 minuti su YouTube per farsi un'idea di un calciatore. Quindi ti dico, non potevi andarti a vedere 10 minuti di video per tutti i nomi ed essere Cioè, se vuoi ti informatissimo. conosco Cambiasso, ma Cambiaso! Cambiaso, no. Molto bene. Te Magic sei contento? Beh, se sembra, vabbè, o Di Maria ormai credo siano ufficiali a questo punto. Quasi, quasi. Quasi 1%. 1%. E visto da quel punto di vista, alla fine non vedo qualcun altro che si è mosso di più, tra virgolette. Sicuramente non in Italia, a parte l'Inter che è arrivato Lukaku, ma anche all'estero in realtà non è che ci siano stati tanti movimenti del calibro appunto di Pogba o Di Maria. Haaland al City. Sì, in Premier diciamo che sono un po' più avanti, ma lì c'hanno i soldi Sì. Inter. Quindi. Quindi non ci mettono tanto. Nico? Però sì. No. Ah, scusa Magic, ti ho rubato il tuo spazio. Bocciato Magic. Vai Nico. Allora, sì, sono contento, guarda, mi fa molto piacere perché già agli inizi di luglio essere a questo punto con il calciomercato non è male, come anche se non ci sono conferme proprio ancora. Conferme, cioè queste Pogba, Di Maria, cioè mi piace molto per ora come si è mossa la Juve e sì, sono contento, sono contento. Bollo, che prima di tutto però ti chiediamo quanti anni hai, perché prima abbiamo fatto un giro di età quando non c'eri. Io ho 21 anni. Ok, quindi puoi restare, verrà, è Luke che verrà bullizzato perché è più piccolo, mi dispiace. Okay. Vai pure Bollo. Allora, io penso che il mercato della Juve, per le esigenze di Allegri, sia ottimo perché Di Maria e Pogba sono due giocatori che Allegri ha voluto e sono stati presi. Adesso quelli che verranno non so ancora. Soprattutto mi dispiacerebbe per De Ligt perché perdere uno come lui nella difesa che abbiamo adesso sarebbe davvero scomodo. Perché secondo me, se dovesse andare via De Ligt, non arrivano due forti. Cioè, secondo me, non arriverebbero Bremer e Koulibaly, arriverebbe solo uno forte. Per quello che ho un po' di paura, però per ora è un mercato molto buono all'inizio. Beh, Bremer e Koulibaly per, cioè De Ligt lo cederesti per Bremer e Koulibaly se ci fosse la certezza di arrivare a questi due. Volevo fare il sondaggio con la Lo chat faresti? Facciamo il sondaggio, dai, va bene. Allora, mentre Luke parla, io faccio il sondaggio. dipende, cioè se De Ligt vuole andare via a quella cifra, dipende anche che cifra. Se 40 milioni più Werner, no. Se è una cifra più alta, se lui vuole andare via, è meglio venderlo subito. Mi spiace, però bisogna essere anche aziendalisti, ecco. Vai te, Luke. Ma io sono fiero, cioè sono fiero di avere questa dirigenza, non ho parole. Fiero addirittura, Luke. Poi ieri ho sentito che Di Maria è 6 milioni più bonus, cioè non è 7 e mezzo. Ho letto anch'io questa cosa, abbiamo parlato anche nel gruppo Cioè, stamattina. io ero rimasto un po' così. No, io sono fiero. Va Di Maria a zero già così, ottimo, va benissimo, avanti così. E Cambiaso ti piace? Cambiato? Sì, mi piace, mi piace. Più che altro è che non so se
rimane in prima squadra. Vabbè, allora sembra che la mossa definitiva per far arrivare a Cambiaso la Juve sia stata la volontà della Juve di confermarlo in prima squadra, perché c'era anche l'offerta dell'Inter che voleva girarlo però in prestito. Sì, no, benissimo, benissimo. Alex, sei l'ultimo, mi spiace, è stato il caso a metterti lì. Allora, secondo me aver chiuso già appunto Cambiaso, Pogba e Di Maria è tanta roba, nel senso che dopo 2 anni così deludenti c'è volontà, sembra che ci sia volontà comunque di, in un certo senso, tornare in Italia, ma anche affermarsi in Europa, perché comunque sono 2 nomi di caratura internazionale, soprattutto Pogba e Di Maria. E per quanto riguarda Cambiaso, secondo me è una scommessa. Cioè, secondo me può giocarsi tranquillamente le sue carte per il semplice fatto che Alexandro non è praticamente, cioè è un terzino solo sulla carta titolare, a prestazioni scadenti. E io la cosa che farei adesso, prima di tutto, è chiudere Kostic, che secondo me è quel giocatore che magari spicca di meno rispetto a Pogba e Di Maria a livello di qualità, ma è tanta quantità, perché comunque è un esterno che è quello che ci è mancato secondo me quest'anno, quando abbiamo visto Rabiot esterno sul 4-4-2, e Kostic secondo me per esempio sarebbe tanta roba a livello di assist, cross, anche perché serbo come Vlahovic comunque potrebbero anche in un certo senso conoscersi. E io, ipotizzando anche l'allenatore, visti i cambi di ruolo che fa, non mi stupirei nemmeno di vederlo terzino sinistro, onestamente. Addirittura. Sì, secondo me potrebbe starci in alcuni casi. Però guarda, tanta... hai toccato un discorso interessante che ho trattato anche io nel video di oggi, nel quale dicevo sì, va bene Zaniolo, va bene Di Maria, però noi ci stiamo concentrando tanto sulla destra, sulla sinistra continuiamo ad avere questo buco che magari può essere Chiesa, sì, però è solo Chiesa, allora è un po' poco. Però forse Kostic ti serve non tanto per il nome quanto più per il ruolo, perché anche i nomi che si fanno a sinistra non c'è tantissima roba alto, non terzino alto. Quindi bravo Alex, veramente hai toccato un bel punto. E vi do la percentuale, il 75% della chat venderebbe De Ligt per Koulibaly e Bremer. Quindi adesso facciamo il giro e voglio sentire la vostra opinione. Fabio? Non mi convince. Cioè, no? Ok. No, perché, cioè, nel senso, allora, per carità, Bremer è un gran bel prospetto, insomma, ha fatto benissimo una stagione, però Koulibaly, a parte che, cioè, secondo me questa è più fantasia, perché Koulibaly, almeno da quello che ho sentito, cioè, nel senso, andare alla Juve non è proprio il suo sogno, e quindi è molto difficile. Però, secondo me, a questo punto, cioè, se vendi De Ligt, ti serve qualcuno che a quel punto abbia quella caratura, esperienza internazionale in difesa che Koulibaly e Bremer non hanno. Cioè, sicuro Bremer è un grandissimo acquisto, però Koulibaly non mi convince troppo. Cioè, poi ha avuto anche delle stagioni un po' altisonanti, se non ricordo male, in questi ultimi anni, quindi non è... Preferisci Rugani, insomma, hai detto. Non è un profilo che mi faccio. Preferisco nettamente Rugani o Alexandro. Tra l'altro, quando Alex prima ha detto Kostic magari terzino sinistro, allora è lì che in realtà noi abbiamo già una sinistra da poter utilizzare, Alexandro. Ah, l'invertiamo, cioè Alexandro è terzino sinistro, gli facciamo fare l'ala, Kostic e che, qual è il fatto? Cioè Alexandro, conosciamo che ogni tanto insomma fa dei passaggi agli attaccanti avversari, quindi se noi lo mettiamo avanzato va a finire che magari gli attaccanti a cui passa i palloni sono i nostri, per quello... Potrebbe essere... Cerchiamo di confondere Alexandro, insomma. Magix. Io sì, io lo farei, ma perché secondo me stiamo sottovalutando troppo Bonucci, come la vedo io. Cioè stiamo dando per scontato che quest'anno farà 20 partite al massimo e l'anno prossimo se ne andrà. Cioè come se fosse l'ultimo anno, come l'ultimo anno di Chiellini. Però secondo me Bonucci quest'anno è stato tanto condizionato dal fatto dell'europeo al massimo, ha speso tanto. Al contrario, quest'anno sarà avvantaggiato, tra virgolette, dal fatto di non dover giocare al mondiale. Che culo, A livello fisico. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno qualcosa al nostro vantaggio. Però alla fine se hai Koulibaly e Bonucci, cioè tipo io in una partita di Champions ci andrei con loro due. Bremer non mi deve fare il titolare fisso al 100%, perché ancora appunto è giovane, può crescere. Secondo me sottovalutiamo troppo Bonucci, quindi lo farei tranquillamente. Anche perché nell'ottica che De Ligt non lo vendiamo quest'anno, ma secondo me non resterà la Juve 10 anni come vorrei. Ok, Nico? Allora io sono tanto affezionato a,
Ah, De Ligt. E per questo, secondo me, io non lo farei. Per due motivi. Vado a riprendere un attimo quello che hai detto oggi nel video, che secondo me Bremer gli manca ancora, cioè fortissimo, può diventare un prospetto davvero molto interessante, però gli manca ancora quel qualcosa in Europa che secondo me De Ligt ha già acquisito. E su Koulibaly invece, Koulibaly certo è un gran difensore, ha fatto tante stagioni al top e mi piace, sì. Però sostituirlo con De Ligt non, secondo me è ancora un, non ci sta, secondo me. C'è un po' di, si creerebbe del dislivello Quindi ti e no, dici quindi. neanche il fatto di raddoppiare comunque i profili non va a colmare quel vuoto che lascerebbe Koulibaly per il livello. Cioè, Vabbè, ci secondo sta, cioè. non c'è una risposta giusta o una sbagliata. È il bello di No, queste chiacchiere. però pensando anche Puoi andare quello in bagno, che. Magic, sì, puoi andare in bagno. No, volevo dire, ma al momento, secondo voi, è più forte Koulibaly o De Ligt adesso, al 29 di giugno del 2022? Secondo me De Ligt ha fatto una stagione quest'anno, ragazzi, molto buona. Quest'anno e in una Juve nemmeno eccezionale. Invece nel Napoli funziona davvero tutto bene. Poi magari anche per merito di Koulibaly, e non so se vi ricordate il momento, no, del Napoli, coincidenza, va bene, coincidenza, ma è quando Koulibaly era in Coppa d'Africa, che ha iniziato a prendere una marea di gol. Sono due grandi difensori, secondo me. È ovvio che De Ligt è più giovane, ha più esperienza internazionale. Se devo scegliere di dirti che è più forte, ti dico De Ligt, ma sicuramente Koulibaly non è scarso. Bollo, vuoi aggiungere qualcosa? Lo Allora, fai, per non lo me, fai? visto che l'ho proposto io, lo scambio lo farei perché, come ha detto Magix, cioè, secondo me tra un anno o due De Ligt, se non dovesse andare via quest'anno, siamo lì, perché secondo me De Ligt non rimarrà tantissimo. Il problema è il Poi, rinnovo, cioè il punto è quello sì. lì, se no nessuno vorrebbe venderlo. E poi secondo me se dovessero arrivare Bremer e Koulibaly, si potrebbe fare una difesa 3 con Bonucci, Ah, dici? Kostic esterno e un quadrado e trovare qualcun altro potrebbe, secondo me. Davanti poi come ti metti però? Dai centrocampisti, metterei, io metterei allora in porta, vabbè, Szczęsny, la No, difesa no, 3 davanti proprio in attacco, in attacco. in attacco, io metterei Zaniolo dietro a Chiesa e Vlahovic. E quindi Di Maria tu non lo metti? Di Maria lo farei mettere anche lui dietro le punte, farei, perché Ok, quindi. secondo me è un tridente così, e a centrocampo Pogba e Locatelli. Locatelli o chi per lì, Quelli che ci cioè, sono, quelli che ci sono. Ne sì. abbiamo una valanga. Sì, perché secondo me potrebbe starci dopo, io non sono nessuno per dirlo, però la difesa 3 secondo me potrebbe starci come Quindi non Bollo ci sarei 69 ha neanche detto anche dentro. Antonio Conte, Simone Inzaghi, Gasperini, chi vuoi essere? Scegliete il nome dell'allenatore. No, nuovo allenatore, nuovo allenatore. No, nuovo Un allenatore, Bollo 69. prospetto interessante, se volete, lascio il numero. Va bene, dopo ci sentiamo in privato. Vai, Luke. Ma io direi che non lo darei mai, ma mai, 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 mai. Tanto perché in questo momento non lo puoi sostituire. Perché anche se venisse Koulibaly, anche se venisse Bremer, c'è differenza secondo me, cioè non è come prima, anche perché dicevamo, quando dai via un giocatore devi sostituirlo, ma sostituirlo nel senso che dai via De Ligt e prendi uno forte, cioè nel senso che ok, io l'avrei dato e avrei preso Rudiger per esempio, però Rudiger è andato a Real, quindi o si vende. Ma se lo sostituisci come si deve, in questo momento secondo me non ce la fai sostituirlo come si deve, De Ligt, perché non lo trovi, come fai a trovare un difensore adesso come De Ligt forte? O che obblighi Koulibaly, ma non penso verrà mai. Una pistola. Bremer non ha l'esperienza, la caratura che c'ha De Ligt in questo momento, quindi è un po' una scommessa, perché ha fatto una stagione buona, ma la continuità non ce l'hai. Quindi non lo so, io non lo darei di in questo momento. Beh, c'è un trucco però, come dice Carlo, c'è un trucco. Potremmo clonare Barzagli, in effetti. Vai, Magari Alex. Barzagli Ah, sarebbe.
Allora, io invece lo farei. Sono un po' controcorrente perché 100 milioni per un difensore, una cosa mai vista nel calcio. Cioè, al massimo ricordo 87 milioni per Maguire, ma è un caso a parte per le prestazioni. Però comunque De Ligt, secondo me, io vado controcorrente, a me piace tantissimo. C'ho anche la maglia, cioè proprio a livello leadership mi piace davvero tanto, però comunque nonostante questa sia stata la sua migliore stagione, continua a fare qualche errore troppo, secondo me, per la responsabilità effettiva che in realtà dovrebbe avere. Dovrebbe rimanere per il semplice fatto che perdere Chiellini e De Ligt in una singola stagione non è facile, però comunque secondo me cioè, 100 milioni sono tanti. Fai Koulibaly che conosce il campionato benissimo. E secondo me, a livello, cioè, meglio tenere De Ligt 10 anni piuttosto che Koulibaly 2 anni. Ma al momento, secondo me, Koulibaly è più forte a livello di costanza, forse muscolarmente un po' di meno. E prendere anche Bremer, che è più una scommessa, perché secondo me Bremer è più adatto all'Inter che a noi, perché difesa 3 del Torino, a 4 non ha mai giocato. Ha fatto la prima stagione da top. Secondo me, molto forte. Però comunque, sai, si può alternare a Gatti e Bremer, cioè secondo me giocherai anche molto con Gatti, mi sembra un prospetto molto buono in periodo d'adattamento con Bremer, però Koulibaly lo prenderei, 100 milioni sono tanti per De Ligt e secondo me non li vale solamente per l'età, perché può diventare un prospetto in futuro, quello non lo metto in dubbio. Guarda, io sono d'accordo con Nico quando mi dice che metterli insieme non raggiunge lo stesso livello assoluto, perché, come dicevo prima, secondo me De Ligt è più forte di Koulibaly oggi e Bremer non è più forte di De Ligt, ma sono d'accordo con Alex quando mi dice che se ho la possibilità, cioè se mi danno un contratto e mi dicono guarda, se firmi, li prendi davvero tutti e due, se va via De Ligt, li prendi davvero tutti e due, allora lo faccio. Ma questo ribadisco, parte sempre dal presupposto che De Ligt non vuole rinnovare, perché se De Ligt Sì, rinnova è io torno quello. De Ligt, però dato che Se la Delict mi situazione è dice questa, resto a vita, per me resta a vita per anche. me non c'è da discutere, cioè abbiamo finito, Esatto. però se c'è la possibilità davvero di prenderli tutti e due, cosa che io non credo, ecco, mettiamo la cosa in chiaro, io non penso che la Juventus riesca a farla poi questa cosa qua, però se dovesse riuscirci sarei assolutamente favorevole alla cessione di De Ligt per prendere questi due in cambio. E ringrazio, prima di andare avanti, Pezzo e Bartomat che hanno fatto la sub, tutti e due. Grazie mille, ragazzi. Tra l'altro, Bartomat domanda: arriva Paul? Penso che la risposta a questo punto sia una e una sola. No, è saltato completamente. No, non è vero. dovrebbe arrivare Paul Pogba. Però adesso vi faccio anche un giochino, dato che ho fatto l'altro giorno un video proprio sulla questione De Ligt cessione, dicendo se dovessi scegliere io un giocatore dal Chelsea. Io sono innamorato di Kanté, poi è vero che l'età è quella che è vero che qualche infortunio di troppo, è vero tutto, lo stipendio alto. Ora però voglio sapere da voi se c'è una contropartita perfetta che vi fa iniziare a dire, sai che forse allora qualche soldino in meno lo prendo se mi metti dentro questo, magari qualche soldino devi darlo in più alla Juve perché, che ne so, sono due contropartite di livello. E gli ultimi saranno i primi, parte Alex stavolta, così. Parto io? Vai. È una contropartita di livello, allora è impossibile, cioè una cosa impossibile da dire sarebbe Kanté, ma non arriverebbe mai, secondo me. Però Werner cioè non è fortissimo, non stiamo parlando comunque di un attaccante top, però hai comunque possibilità di rivenderlo in futuro, visto la giovane età, può fare sia da vice Vlahovic, si può sfruttare anche la sua velocità come esterno, secondo me. Quindi è molto utile sul fronte offensivo, però quello che penso è che non vanno 40 milioni oltre Werner, non li vale mai Werner quella cifra. Quindi cioè, se arriva un'offerta dai 70-75 più Werner, non dico che accetterei volentieri, ma capirei la società nel caso accettasse. Ok, quindi te andrebbe bene Timo Werner. Luke? E io prenderei Kai Havertz, ma non ce lo danno mai, quindi Secondo te però qual è la sono valutazione io. di Havertz? Vabbè, adesso guardo, No, no, ma che adesso guardo, i compiti li devi fare a casa. no. No, dai, Oddio. no, no, secondo te, senza guardare Ah, Transfermarkt secondo me è Havertz in questo momento. Per quello che ha fatto, anche lì lui secondo me, per come gli valuta anche lì in Premier, 100 milioni pure lui secondo Quindi secondo te, bene o male, siamo lì col valore De me. Ligt Sì, e sì, sì, Havertz. Sì, siamo lì. Quindi secondo te potrebbe starci uno scambio alla pari. sì. Sì, però non penso. Che no, beh, questo è un altro discorso, che lo facciano è un altro Sì, discorso. ma no. Va, vabbè, vediamo. Bollo?
Kanté non sarebbe male, perché è un bel giocatore, però a me piacerebbe James, terzino a destra loro. Ci ha distrutto il 4-0. Ci siamo segnati, Ha fatto gli incubi di notte, che lo c'hanno scudo di la notte. Lui è un bel terzino. Sì, l'unica cosa che secondo me in Premier hanno una valutazione molto alta sua, quindi secondo me non dico che farebbero uno scambio alla pari, però siamo lì. Forse vorrebbero dei soldi loro, sia per Havertz che No, per allora James. direi Ah, di non no. so. Direi di no. Cioè, ma i giocatori del Chelsea attuali, mi piace Mount, però la Juve non andrebbero così bene quei giocatori lì. Più Secondo che me altro James è Werner. terzino, ragazzi, non so se più che altro. Cioè lui è forse un No, giocatore anche un lui po' più vive offensivo, nella squadra 3-5-2. tranne nella partita con Real, non so se ve la ricordate, che lui ha giocato praticamente uomo Sì, su Vinicius. Vinicius, cioè al terzo di difesa praticamente, ci è rimasto malissimo, l'ha messo difensore. Allora la mia teoria di prima della difesa 3 si chiude. Li metti tutti, te li metti tutti lì, te vuoi giocare a tre, abbiamo capito. Ecco perché vuoi James, perché lo metti alto a destra. Ah, beh, allora abbiamo già capito tutto, abbiamo già capito tutto. Nico, il tuo nome. Allora, riprendo un po' il discorso anche di Alex, perché comunque secondo me Werner, non dico che sarebbe perfetto, però stiamo cercando un vice Vlahovic, che come ha detto Alex, Werner sarebbe anche rivendibile magari più avanti, perché tanto cioè, Vlahovic non le può fare tutte, perché abbiamo visto anche un po' la fine del campionato, si sentiva abbastanza appesantito, comunque sentiva la pressione. Cioè, allora, tutte a livello muscolare secondo me le potrebbe fare, però secondo me ogni tanto staccare, avere un vice gli farebbe bene. E poi, guarda, per come sentivo i rumors che comunque si andava verso un 4-3-3 che Allegri piacerebbe, a me non dispiacerebbe neanche Jorginho. Ok. Perché comunque da mettere in un centrocampo insieme a Pogba e Locatelli non mi dispiacerebbe. E in un 4-3-3 secondo me Jorginho ci gioca bene. L'abbiamo visto anche in nazionale. In nazionale è leggermente diverso perché comunque aveva un certo Verratti di fianco e Barella, però comunque secondo me Jorginho non sarebbe male, secondo me. Quindi ti Tu immagini quindi vedi Jorginho Locatelli Pogba? mezzala? Jorginho Pogba Locatelli, infatti, stavo dicendo, ti immagini Sì. una roba del genere. Però, Ok. come ha detto anche Alex Werner, anche Ala, magari se non arriva Costić al posto di Chiesa, in modo da far girare anche un po' a riposare un po' gli Sì, lui ci ha attaccanti, giocato secondo esterno me ci sta. comunque. Ci ha giocato. Sì. Magics? Boh, io del Chelsea sono innamorato di Pulisic e Mount, ma non, cioè, non li vedo mai nella vita la Juve. Un po' per come giochiamo, un po' perché già vedendo a sinistra alla fine abbiamo Chiesa. Dario Allegri, un altro esterno sinistro che ha 20, 23 anni, non so neanche quanto lo vedrebbe di buon occhio lui. La contropartita migliore sarebbe Kanté, secondo me, anche se 31 anni, qualche infortunio. Ah, dipende secondo me tanto su Kanté quanto ci darebbero come Come parte cash, contropartita diciamo. economica, sì. Esatto. Quanti soldi, Perché ma a se mi parte dicono ti diamo Kanté 10 milioni, te lo puoi tenere. Kanté. che. Ma io penso che il Chelsea non lo vada nemmeno a inserire mai in No, una infatti. trattativa, cioè, quindi Sì, perché secondo me il valore di mercato non rispecchia il valore sul campo. Quindi non lo potrebbero vendere per quanto vale, secondo me. Sì, ci sta. Fabio? In realtà, se stiamo parlando solo di Chelsea, io penso che non ci sarebbe nessun giocatore che interessi a me da scambiare. Cioè, sì, se parliamo di Kanté, magari anche di qualche anno fa, Esatto. allora dici, si avvicina di più al valore attuale di De Ligt. Oh, Sì, Kanté l'anno scorso ha vinto la Champions, comunque. no, per carità, cioè, Sì, se lo stai dicendo sì. tu. Adesso non so, stai parlando tanto di infortuni, non sono ferrato in termini di infortuni di Kanté, di tenuta Ne ha fisica, avuti. quindi... Ginocchio, però Quest'anno. appunto, cioè già pensare che abbiamo 3 milioni di centrocampisti, pensare di prendere pure Kanté, dove c'è, cioè, cosa vogliamo fare nel Tutti centrocampo? noi! Tutti noi li prendiamo. A finire che facciamo con la tua carriera, cercare di vincere la Champions, prendiamo i centrocampisti a tutti quanti, così rimangono senza. Esatto, così non ci fanno gol.
Quindi qual è la tua idea? Quindi se stiamo parlando di Chelsea e devo prenderne per forza uno, vabbè, va bene Kanté. Se stiamo parlando di in generale Premier League, magari non so, tipo un Ruben Dias, non so, tipo un Valverde, andiamo a prendere per la Champions che ho detto che fa. Vedo che hai studiato. No, ma sai cosa? A me ha fatto ridere perché nel video che ho pubblicato c'era la gente che mi scriveva sei ubriaco, il Chelsea non venderebbe mai Kanté, non ce lo darebbero mai, è impossibile, lo porterei a piedi d'élite per questa cosa qua. E diametralmente opposti, sei ubriaco, un altro 31enne, ma che cosa ce ne facciamo? Cioè si passa da... oddio, magari, ma neanche se me lo tiri dietro, cioè, non c'è mai una via di mezzo. Ah, perché tirartelo dietro non te lo tirano dietro. Gli estremi, ma no, guarda che io sono come... C'era un ragazzo che diceva una cosa che non concordo al 100%, adesso provo a ritrovarlo, ma che secondo me si avvicina, e cioè che Kanté per il campionato italiano penso che sia un giocatore... molto molto importante, perché se riesce a tenere dei ritmi che hanno là in Inghilterra e come li tiene tra Inghilterra e Francia, cioè questo campione d'Europa, campione del mondo, ha vinto la Premier col Chelsea, con Leicester, cioè ha fatto ragazzi una storia di calcio incredibile. Io sono convinto che in Serie A possa veramente essere forse a mani basse il più forte centrocampista, ma più di Pogba, cioè secondo me anche in nazionale Kanté è uno che ha dimostrato tanto quanto Pogba, se non di più. Kanté, ragazzi, è mostruoso. Io mi ricordo l'anno che era arrivato Ronaldo, in Kanté individuavo l'unico calciatore che avrei davvero preso oltre a Cristiano Ronaldo per completare un po' la rosa. Però sì, stiamo parlando di 4 anni fa, quindi 4 anni in più cambia per forza di cose, e quindi diventa anche un po' difficile. Stavate parlando prima di Werner come vice Vlahovic, e infatti Lorenzo ci ha fatto notare che effettivamente Werner prende tanti soldi di ingaggio, e che quindi vice Vlahovic puro sarebbe anche un po' complicato. E invece si sta guardando per un profilo un po' più esperto, un profilo low cost, per meglio dire, quindi a cui non paghi il cartellino. Anche l'ingaggio deve essere contenuto, magari puoi pagargli un po' più di ingaggio, ma il cartellino deve essere zero. Voi che non mi avete individuato, cioè se avete la facoltà di scegliere, siete cherubini, arriva bene per un giorno, andate in giro per il globo a prendere un vice Vlahovic esperto, il cui cartellino non deve costare tanto, chi prendete? Arnautovic. Seguiamo l'ordine, va bene, Arnautovic, siamo partiti da Arnautovic. Va bene, allora spiegaci Arnautovic, vai Luke. Ma semplicemente perché secondo me è molto più semplice da prendere, l'esperienza ce l'hai come, quindi... Cioè il vice Vlahovic sì, ok, secondo me se si va anche su Suarez, non penso che Suarez venga a fare il vice Vlahovic. Ma poi dove è finito Suarez? Cioè se n'era parlato un paio di settimane fa, poi nessuno ha mai più detto niente. Sì, vicino a River Plate. Ha chiuso? È già lì? Quasi, cioè Romano aveva detto che era quasi definita come trattativa. Ok, quindi io possiamo toglierlo e possiamo rimanere su Arnautovic. Se o Arnautovic o Dzeko, per me. Ok, uno dei due di quelli lì. Allora facciamo da Alex, ripartiamo dal basso. Vai Alex. E io Dzeko, perché è un attaccante che comunque non gioca tutte le partite, ovviamente deve fare il vice. E... esperienza, ha giocato tanti anni in Serie A tra comunque due squadre molto forti, Roma e Inter, e lo paghi poco perché lo pagheresti 1-2 milioni massimo, soprattutto anche a zero, esatto, anche perché l'Inter comunque sfrutti il fatto che l'Inter, se vuole questa area di Bala, deve liberare alle cessioni, e Dzeko potenzialmente, anche visto l'arrivo del Lukaku, è una cessione molto probabile, e secondo me il gioco aereo sui cross può essere secondo me molto utile anche a sponda, perché secondo me a livello di passaggi Dzeko è molto bravo a aprire il campo, e secondo me è un attaccante molto sottovalutato. Quindi tu lo faresti anche se, perché in tanti mi hanno fatto notare questa cosa, sì, però risolviamo un problema all'Inter, cioè lo faresti comunque? Guarda, secondo me perdere Dybala, cioè fa male a livello, secondo me era giusto, era il momento della separazione, però secondo me Dybala con Inzaghi, cioè nel 3-5-2 Dybala ha reso tanto con Mandžukić quando era a due punte, però con Lukaku Martinez non so quanto possa giocare, cioè secondo me
è un acquisto fatto più perché è un pupillo di Marotta che piuttosto che serve effettivamente alla squadra. Quindi io lo farei lo stesso perché dobbiamo pensare a noi stessi, non alle altre società. Oh, non è nemmeno detto che poi Dybala vada davvero all'Inter, perché Esatto, anche quello. adesso si parla di Milan, si parla un sacco di Milan adesso. Di chi? Anche Skira aveva detto contatto col Si Milan, parla un sacco però di Milan. Avevo capito di Miranda, 4 ovviamente. milioni, ho Miranda. letto oggi. È uscito un articolo che gli offrono 4 milioni, che nessuno gli vuole offrire quanto vuole lui. 4 Poverino, 4 milioni, cioè, vabbè. milioni, Ah, veramente. cioè, buttati Sento il lì cuore. proprio. Sì, è Bollo, come vai quando se pure. ne va il top 1 al Allora, Fantacalcio. sì, sarebbe esatto. stato 2 o 3 anni fa Giroud, perché era un attaccante che ci stava come panchinaro, perché si è visto anche col Milan, ha fatto pochi gol, ma quelli che ha fatto erano importanti, hanno fatto vincere al Milan lo scudetto. A me quelli che stanno circolando adesso non mi piacciono tanto, perché Dzeko, come avete detto, aiuti l'Inter, Arnautovic forse sarebbe quello meno peggio, come posso dire. Perché non è troppo su d'età, è un giocatore che non ha tantissima esperienza, che però ti accetta la panchina. Poi ha un ingaggio non troppo alto. Cioè, mi piacerebbe un Icardi in prestito, visto che il PSG deve liberarsi di lui, fai un prestito, non so, quello, non so dopo la tipologia di prestito, però secondo me potrebbe starci. Unicardi. Ok, quindi sei sul carro Maurizio Icardi. Praticamente tutti ex Inter, Dzeko, Icardi, Arnautovic, solo ex Inter. Il vice Vlahovic sarà un Venga, se loro ci giocatore. prendono Dybala, noi abbiamo È problemi. giusto, giusto, noi cerchiamo di mettere in difficoltà. Nico, vai pure. Ah, manterrò il trend perché io sono dell'idea che secondo me Arnautovic è quello che mi convince di più, perché a me Dzeko non mi fa impazzire, cioè se dovesse arrivare Dzeko non sarei né felice né triste, perché comunque un vice Vlahovic, come ho detto prima, ci vuole. Però se posso scegliere, scelgo Arnautovic, Ok, perché quindi ci ha dimostrato anche siamo due. contro. Perché ha dimostrato anche contro di noi che comunque anche quando c'era Juve-Bologna, che secondo me è tanta Ci ha roba. fatto gol Arnautovic di Bologna quest'anno? Sì. Sì. Allo stadium? Sì. Allo Sì, stadium, sì. scappato Quando Pierre, avevamo gol di abbiamo Arnautovic e pareggiato con Vlahovic, la no? rovescia. Aveva dato Sì, quella palla abbiamo sulla pareggiato con la rovesciata di Morata, abbiamo la pareggiato con la maglia. rovesciata di Morata. Sì. Vlahovic di Non mi testa ricordo sulla se aveva fatto rovesciata di gol Morata. lui, Sì, sì, forse ha fatto gol lui, sì, può essere. scartando il Aveva portiere. fatto gol Arnautovic scartando Szczesny, sì. Ah, Sì. cavolo, è vero, bravi, bravi, mi hai sbloccato un ricordo, vero, vero, vero. Magix? Boh, io di quelli che si leggono in giro, l'unico che prenderei è Dzeko. Arnautovic, secondo me, per quello che è, costa troppo. Se vogliono veramente 15-20 milioni. Ma anche la Juve stessa non so se li spenderebbe. Alla fine non ne vuole spendere più di 15 per Kostic. Non credo che andrebbe a spendere tanto per un vice. Io non vorrei chiedervi, perché non so che fine abbia fatto, ma Cavani che fine ha fatto? Cavani non è più dello United, o almeno non sarà più dello United tra 2 giorni, e non so dove vada, Sarà sinceramente. l'ariete della Salernitana, È senza vero, il avevo Milan. letto anch'io questa cosa qua. No, alla fine, secondo me non è vero il fatto che non verrebbe mai alla Juve, né Napoli nel Beh, cuore. potrebbe andare alla Secondo me è una cosa che Salernitana, non esiste. forse viene alla Juve. Secondo me è una cosa che non esiste più. Ok, quindi saresti da Edinson Io Cavani, che tra l'altro. bussare alla porta di Cavani sarebbe perfetto, secondo me, alla fine, esperienza in tutti i grandi club, United, Paris Saint-Germain, quindi ha giocato in Tra Europa. l'altro, Cavani e Icardi erano stati nomi per gennaio, se vi ricordate. Erano stati nomi prima dell'arrivo di Sì. Vlahovic, come titolari addirittura. Quindi oggi, 6 mesi dopo, parlare come riserve, insomma, è cambiato il mondo. Fabione. Ho speso qualche milioncino. Beh, che se vuoi quelli forti li paghi, cioè è inutile che li Sì. rincorri. No, e in realtà sì, io sono. Mi piacciono sia il nome, beh, Dzeko che Cavani, però Cavani appunto non è chiaro se c'è tutta questa questione Napoli, amore incondizionato, quindi non contro la
rivale assoluta del Napoli e quindi non so se sarebbe accettabile da parte sua più che altro. Mentre per quanto riguarda Dzeko, anche se vai a fare una sorta di favore, magari ad alleggerire il monte ingaggi dell'Inter, comunque è un profilo che è sempre piaciuto ad Allegri e che sicuramente saprebbe, insomma, utilizzarlo probabilmente al meglio in quelle che sono, insomma, le partite che dici Vlahovic ci deve per forza rifiatare, dobbiamo avercelo carico per la prossima di Champions, e quindi vai, sponde, come il famoso gioco dove qualcuno effettivamente può andare di sponda e coprire la palla, sicuramente. Ok, io oggi invece io ho una notizia da darvi, è ufficiale perché me l'ha scritto uno sotto un video, è uno straniero che mi ha scritto la formazione della Juve dell'anno prossimo, e il vice Vlahovic è un nome a sorpresa che non abbiamo ancora fatto perché è Osimhen. ragazzi, abbiamo preso Osimhen come vice Vlahovic, quindi spero che possiate Beh, se il essere vice d'accordo. Vlahovic è Osimhen, Ma non scambio è male. Bernardeschi Osimhen, quindi. Anzi, aspetta, aspetta, in realtà non è nemmeno il vice Vlahovic, perché è il vice Di Maria, secondo lui. Cioè, il tridente è Chiesa, Vlahovic, Di Maria, e al posto di Maria entra Osimhen nel caso. Quindi questa è una notizia FIFA. che però, tanto vi dovevo, ragazzi. Magari Questa accettano anche qua 2 euro come contro, cioè come soldi più lo tra più i scambio. 2 euro cerchiamo, proviamo, magari ci cascano. Allora ringrazio Mesca per la sub, settimo mese, dice, settimo mese come i milioni di Ramsey e Rabiot, quindi Sembra un piacere. che bella notizia. E dato che abbiamo parlato di centrocampisti, direi di tornare a centrocampo, dove abbiamo già contato più volte. Oggi la Juventus ha 12 centrocampisti in rosa, sono tantissimi, e quindi qualcuno bisognerà cederlo. E c'è questo trittico, un po' come i tre uccelli leggendari dei Pokémon, di giovani che sono Rovella, Miretti e Fagioli, e sappiamo bene che tutti e tre non rimarranno alla Juventus. C'è chi dice che ne teniamo uno, c'è chi dice che ne teniamo due, c'è chi addirittura pensa che se ne terranno zero. Voglio sapere un po' la vostra opinione e chi andreste a tenere. Ricominciamo da Fabio e facciamo il giro. Non è facile, a parte che ho visto anche prima, poco fa, che c'era tutta anche una questione tipo di Liverpool forse interessato a Rabiot, L'hanno eventuale scambio scritto. con Keita, però insomma Me l'hanno sarebbe scritto. comunque un altro in più poi da dover liberare in un slot, cioè non è che vai a liberarti di Rabiot e poi puoi metterci dentro Fagioli e compagnia, però comunque ecco, dei tre probabilmente se ne restano al massimo due, sicuro, non tutti e tre. E chi cedi? E Chi butti giù dalla torre? probabilmente Rovella, Ok. seppur abbia molta più esperienza di Serie A di tutti gli altri, in Infatti realtà. è quello più avanti, Rovella, se ci pensiamo, sotto questo punto di vista. Sì, però sappiamo benissimo che Miretti ha saltato un sacco di tappe ed è entrato nel magico mondo di Allegri, no? Questa è una cosa da tenere in considerazione, eh? È verissimo. E Fagioli vuole sicuramente giocarsi su Chance, altrimenti non lo rinnovi, e quindi almeno alla tornata lo porti. E poi, cioè, o glielo rimandi dietro insieme a Zanimacchia, a Cremonese, a fargli fare un anno in Serie A, però non so quanto sia contento della questione, ecco, cioè, nel senso è molto pesante come cosa. Invece Rovella, ad esempio, per quanto insomma si è visto a livello di interviste e cose, non ha mai messo un chiodo fisso, dire no, guarda, o quest'anno oppure mandami via definitivamente. Quindi può essere che anche a livello mentale sia più pronto qualcuno rispetto a qualcun altro, o abbia meno carattere, magari. Quindi te tieni gli Juventini. Il riassunto è tieni gli Juventini. Esatto. Ok. Magix? In pratica anche io, ma anche perché oddio, non lo so, cioè, mi sembra di sbagliare perché Rovella, in testa mia, è una figura astratta, l'avrò visto 2 volte giocare quest'anno, non ho la più pallida idea di quanto sia forte, di cosa faccia in campo, non so Bel niente. giocatore Rovella, eh? Bel giocatore Rovella. Mi sa che l'abbiamo anche pagato una cosetta, se non sbaglio. Questa cosa mi sembra di ricordarla. Abbiamo rischiato la Serie B per questa storia, quindi non è che l'abbiamo pagato, abbiamo dato tipo Portanova e boh, non mi ricordo nemmeno più chi. Era tipo Ok. la storia gonfiata, le plusvalenze, bla bla bla.
Fagioli, io terrei fagioli Miretti perché a quanto pare, appunto, come diceva anche Fabio, sembra essere entrato in quell'ambiente di Allegri, in quella testa di Allegri, che non va via. Perché un po' come fece Ken, l'ha sparato subito, vuol dire che ci crede. Fagioli invece l'ho visto un po' di più, perché se, tifando anche Lecce, essendo di Lecce, vivendo a Vicenza, guardo abbastanza la Serie B. Fagioli mi è piaciuto tanto. Quindi io Pensi che sia sarei. pronto al salto? Lo vedi pronto al Sì, secondo salto? me sì, anche perché alla fine sono appunto due ragazzi che non gli devi chiedere di. Cioè, non ti devono chied... non ti possono chiedere di giocare tante partite, non hanno nulla da chiedere, sono lì, più giocano, più sono contenti, ma alla fine sanno già di non essere, voglio dire, titolari, non ci farebbero problemi. Esatto. Sai che devi sudare il posto, insomma. Nico? Fagioli e Miretti, io li ho visti giocare e mi hanno lasciato quel qualcosa che secondo me mi fa dire che sono pronti per la Juve. Rovella l'ho visto giocare poco, è un prospetto interessante, però non mi ha lasciato quel qualcosa come hanno fatto Gli altri due. Fagioli Ok, ma e Miretti. Sì, okay. perché Fagioli me lo ricordo. No, vai pure, vai Dimmi, dimmi. pure. No, ti vai, Fagioli interrompo. me lo ricordo l'anno scorso con Pirlo in Coppa Italia, che non mi è dispiaciuto per Con la spalla. niente, anzi, sì. E Miretti quest'anno l'ho visto abbastanza carico, cioè l'ho visto pronto per quando è dovuto essere chiamato in causa e secondo me rimango dell'idea che loro due sono i più pronti. Cioè, guarda che è una fortuna e una sfortuna allo stesso tempo avere tre giocatori così giovani, in rampa di lancio, talentuosi, nello stesso reparto, perché sai che Sì, tutti e tre è farai vero. fatica a valorizzarli, quindi almeno uno lo perderai per strada e magari sarà quello che diventerà più forte. Quindi è una fortuna come una sfortuna, bisogna essere veramente bravi. Bollo? Sì, come hai detto te, è un rischio, perché sono tre giovani di cui potresti tenerne due e l'altro diventa nuovo pallone d'oro, quindi Pirlo. è tanto da rischiare, cioè, molto, molto difficile come scelta. Io, visto che Allegri 3 o 4 anni fa ha fatto quell'intervista che aveva parlato di Fagioli, che aveva detto che era un ottimo prospetto, terrei lui sicuramente. Miretti l'ho visto giocare le ultime partite di campionato, mi è piaciuto. Rovella l'ho visto pochissime volte, quindi non so dare un giudizio. Quindi io salgo sul carro di tutti, di Di tutti. Fagioli e Miretti. Dispiace per Ma Rovella. Non lo conosco proprio come giocatore. secondo me siamo anche influenzati da questa cosa, perché anch'io rispondo la stessa cosa. Secondo me siamo anche un po' influenzati dal fatto che sono davvero ragazzi cresciuti nella Juve, tifosi della Juve, e quindi la Sì. sentiamo anche un po' di più questa cosa. Secondo me Sì, siamo molto quello influenzati da questa cosa è vero. Sì, qua. poi come Magari. abbiamo detto, Rovella è quello più pronto. Ha giocato di più in Serie A, quindi sarebbe quello da tenere. E a tal proposito, dato che chiedono l'analisi di Rovella in un video, è già stata fatta, perché a gennaio si parlava del ritorno di Rovella e l'abbiamo fatta Ah, è qui su vero. Twitch con le clip e poi riportata su YouTube. Quindi è già online sul canale da dicembre, roba del genere. Vai, Luke! Anch'io Fagioli e Miretti, però penso che sarà difficile valorizzarli insieme. Chi Sarà pensi che fatto. dei due possa giocare di più partite l'anno prossimo? Fagioli. Fagioli. Lo vedi più pronto. E dove te lo aspetti più che altro? Perché anche questo è un tema, eh? Cioè, davanti alla Sì, difesa oppure a vero. mezzala? Mezzala. Tipo Vice Pogba, una roba del genere. Perché alla Sì. Cremonese, se non erro, Magic, sai che hai detto che hai visto, giocava trequartista, giusto? Sì, Giocava mezzala. sì, è più avanzato, sì. Per intenderci, Dybala nel 4-2-3-1. Sì. Quindi proprio dietro la punta. Ok, quindi dietro l'immagine in mezzala. Alex? Sei mutato, Alex. Sì, non... Oddio, ecco, e anch'io della stessa idea, Fagioli Miretti, vivaio Juve, ma secondo me è un discorso anche di cessioni per fare un buon tesoretto con Rovella, sicuramente richiesto, fai 15-20 milioni, puoi aggiungerli magari anche ai soldi di Mandragora, per fare esempio ti fai 30 milioni da due che non
vedrebbero mai il campo, che comunque sono fuori progetto, quindi possono anche dare una mano alle casse, ai investimenti che la Juve deve fare, perché bisogna rivoluzionare in un certo senso dopo 2 anni del genere. Certo, quindi siamo tutti allineati su questa cosa ed è interessante, anzi invito i ragazzi che sono in chat in questo momento a farcelo sapere, e anche i ragazzi che vedranno il video, perché poi ricaricheremo sul canale questa cosa, perché è molto molto interessante questo discorso. E per chiudere, io voglio passare da questo commento, perché oggi è una giornata storica, non so se lo sapete, ma Lorenzo sta andando all'Olimpico per la presentazione di Cristiano Ronaldo. Il presidente Dan lo sta portando in elicottero e atterrerà direttamente sul prato dell'Olimpico. E lui si ummerà insieme a Mourinho. Non so se lo sapete, queste sono indiscrezioni ufficiali confermate, l'hanno detto in un audio WhatsApp. Intanto Totti darà la 10 a Lollo e la 7 la prenderà ovviamente Cristiano Ronaldo. Ovviamente... Allora, se dovesse succedere nel breve termine, apro le finestre e si sente, perché adesso io in questo momento sono a Roma, quindi probabilmente potrebbe essere un casino generale come quando è successo la conference. Ah, possiamo dire che Fabio in realtà vive dentro l'Olimpico, quella è una stanza dell'Olimpico, e Cristiano Ronaldo è di là che fa la doccia, perché sì, in realtà sì, ho tenuto chiuso per quello che fa caldo, quindi adesso cambiano l'inno da grazie Roma. Cambiano l'inno da grazie Roma a grazie Roma con 2-0. Con 2-0 bellissimo, questo è un capolavoro, questo è il corniciare. No, vabbè, però colgo la palla al balzo, perché si era parlato, no, di Cristiano Ronaldo chiave Juve, che il pentimento di Ronaldo, l'offerta di Jorge Mendes alla Juve, adesso lasciando stare tutte queste cose che fanno ridere. Però la domanda bruciapelo che vi faccio è: ma voi Cristiano Ronaldo lo riprendereste alla Juventus? No, sì. Aspetta, non rispondete con calma, argomentate, ditemi da chi iniziamo. Come vuoi. Vai tu Fabio, che ti ho visto carico, voi tre in prima fila eravate già tutti così. Allora, molto semplicemente, cioè, si è parlato sia di Ronaldo che Neymar, no? A parte che, vabbè, piccola parentesi, Neymar, cioè, spesso rotto, poi stipendio esorbitante, torniamo a fare... A chiedere soldi a Exor in 2 secondi e cacciaci questi aumenti di capitali. E con Ronaldo la stessa cosa, cioè, a parte che stiamo adesso ricostruendo tutto un gruppo, perché si è sfaldato con l'arrivo, cioè, si presuppone, poi insomma sono tutti discorsi da spogliatoio, cioè che sia arrivato Ronaldo e che è tutto incentrato su di lui, sapevi di poterti fidare su di lui. E quindi non crei un gruppo effettivo compatto. Adesso pian piano si sta ricreando. E vai, riprendiamo Ronaldo, diamogli una quintalata di una badilata di soldi, riandiamo in crisi. C'era un cartone in cui c'erano i macchinisti del treno che con la vanga buttavano i soldi dentro a... Non mi ricordo, immagino la stessa scena con Ronaldo che li mangia. Esatto, da Beck a Ron Beck, cioè... Rifacciamo lo United, riprendiamo tutti noi perché facciamo la tutti. Tranne Maguire, però. Maguire non lascia l'altro. Beh, però scambio la pare con Rugani, lo faccio. Che tra l'altro, ma direi... noi non possiamo dire Pogbeck, perché Pogbeck è stato all'United, bisogna trovare, quindi qua in chat, bisogna trovare un nuovo hashtag. Perché... Beh, l'uomo, sì, tipo, l'uomo degli hashtag ritorno... lì sotto, Tipo ritorno al futuro, ritorno al passato. L'uomo dell'hashtag è Luke Star, quindi Luke inizia a pensare a un nuovo hashtag per... dopo Vladimir pensa a un nuovo hashtag per il Pogbeck bianco-nero. Magic. Vladimir è durato poco. No, io non lo prenderei mai, Ronaldo. Secondo Ronaldo me... Per tutti? Fenomeno può darsi. No, almeno così gli interisti smettono di dire che il vero Ronaldo l'hanno avuto solo loro. Ah, solo per un dispetto. Sì, sì. E poi in panchina. Però anche perché secondo me Allegri dà fuoco a qualcuno, se lo vede. Se, tipo giorno del raduno, Allegri tutto contento entra lì, si vede arrivare Ronaldo, richiude, scappa da Cherubini, arriva bene e gli dà fuoco. Si picchiano. Ma quanto sarebbe bello vedere Pogba. Allegri e Ronaldo che si picchiano alla Continassa, sarebbe il video più virale della storia. Io pagherei per vedere. Sì, sarebbe bello. No, comunque no. No, ok. Nico? La testa dice no, il cuore dice sì. Nel senso ti voglio bene perché la penso uguale.
Perché se devo ragionare di testa, cioè stiamo andando verso un trend in cui cerchiamo di valorizzare i giovani, di abbassare il tetto del monte ingaggi e cose così. Però se dobbiamo guardare dal lato realizzativo, penso che la cioè, abbiamo sentito la mancanza anche comunque di, di uno come CR7 che le buttava dentro. Quindi è un 50-50. Posso dire che secondo me Ronaldo è stato il giocatore più forte che almeno che io abbia mai visto giocare nella Juventus, quindi penso di riflesso anche voi, perché dovreste essere un po' più giovani. Quindi io dal 2006 in poi, uno forte come Ronaldo io non l'ho mai visto. Personalmente questa è la mia... Vabbè, ha fatto 100 gol in 130 partite. 101 gol in 3 anni. Fatti quello che... A 36 anni con un centrocampo penoso dietro, poi. Ronaldo mi piace? No! Chapeau! Vai, Bollo, dimmi la tua. Ah, secondo me è più forte il giocatore di sempre, quindi a prescindere chiunque l'abbia visto giocare la Juve, ha visto giocare il giocatore più forte. Ha fatto 807 gol. Infatti il più grande rimpianto che ho è di non averlo mai visto giocare allo stadio. Io sono riuscito, io ce l'ho fatta. Invece avrei voluto vederlo giocare, ma non, cioè anche non allo stadium, ma comunque vederlo giocare dal vivo, non per forza allo stadium, ma vederlo allora giocare. Allora tornerà per questo. La mia prima di Ronaldo allo stadium è stata una partita morbida, perché è stata Juventus-Napoli 4-3. È stata una partita. Una partitina da niente, scomodo. Insomma. Scomodo, 4-3. Vai, Bollo. Per me Ronaldo è Ronaldo. L'unica cosa è che quando è andato via ha lasciato un po' lì nella M proprio ci ha lasciato. Quindi potrebbe essere il ritorno del figlio prodigo. Però io non lo rivorrei, perché la Juve ha fatto un progetto, ritornare indietro secondo me non sarebbe il massimo. Io sì, anche perché... Se ti guarda, hai detto una cosa giusta, progetto, l'anno scorso Cherubini disse l'addio di Ronaldo è stato semplicemente anticipare quello che avremmo dovuto vivere l'anno dopo. Quindi pensa invece averlo anticipato un anno e tornare indietro l'anno dopo, perché lui no, poi anche se dovesse ritornare, cioè, lo stipendio che ha bloccherebbe tutto, cioè dovresti prima fare delle uscite pesanti. Se dovresti liberarti di Ramsey, Rabiot, Arthur e non so chi, perché anche se dovesse dimezzare lo stipendio sono 15 milioni. Cioè, secondo me li spendi per altri, ecco. Guarda, anche io ho un capolavoro, perché questa voce di Ronaldo era già venuta fuori, mi sa, a gennaio, una roba del genere, che Ronaldo volesse tornare. E a un mio amico gli ho mandato quest'audio e rimane storico. Ciao Cristiano, vuoi tornare alla Juve? Vabbè, ti offriamo 5 milioni di euro all'anno. Come? Troppo pochi, vabbè, ciao sti cazzi. 5 milioni di euro all'anno, li vuoi? Beh, niente, no, sti cazzi. Giusto. Vieni e prendi meno di Rabiot. Ti pulisci le scarpe fino all'allenamento. Dice Ken e 5 milioni. Esatto, ti puoi portare a casa Ken come stipendio, vale 38, ti diamo Ken quest'anno, te lo porti. Magari te lo metti lì come soprammobile, come Manny tutto fare quando ha bisogno, e quello è il suo stipendio. Lo può regalare da mangiare, lo tiene tipo in giro come io tengo ragù, lui tiene Ken. Luke, hai trovato l'hashtag? No, io sto ancora pensando su Telegram, lo lancerò e farò la bomba, però... Io Ronaldo, sinceramente, a determinate condizioni... Quali sono? Lo voglio sapere, determinate condizioni. Vabbè, intanto, meno di cavallo pazzo, quindi 5-6 milioni. Ok, quindi sacrificheresti sull'altare Adrien Rabiot, proprio lo sbazzeresti come un capretto. Okay. E poi più ruolo da spogliatoio che in campo. Allora sì. Come uomo, Ronaldo uomo spogliatoio? Sì. Non me lo vedo neanche sotto tortura. No, secondo me infatti è impossibile. Cioè, come la penso io, ma è impossibile. Cioè, tu vuoi proprio fargli violenza psicologica. Cioè, sì, dici, sì, tu diventi una cosa che non sei. È tipo alla Ibra. 5 milioni di euro, 5-6 milioni di euro l'anno e non giochi tutte le partite. Sai cosa se ne fa Ronaldo di 5-6 milioni di euro l'anno?
con tutti gli sponsor che c'ha, se viene ancora anche 30 milioni di euro, anche no. Se, se fa un post su Instagram prende 3 milioni tipo Ronaldo. Sì, sì. Paga il bollo della macchina. Delle macchine, 3 milioni. Delle macchine. Delle macchine. Oggi quale scelgo? Questa. Ok, perfetto. No, ma poi sì, in effetti, ragazzi, c'è... è in elicottero, quindi sta andando a Roma, sta andando a Roma, è inutile continuare a parlarne. Vai Alex, dici la tua. Da tifoso stavo bellissimo vederlo, però no, darebbe troppi problemi alla, alla nuova politica, diciamo, tra virgolette, intrapresa dalla società. Secondo me no, costi troppo alti, si è già visto comunque, ha influenzato sicuramente il Covid, ma ha dato comunque alle casse della Juve diversi problemi. Parlando da tifoso, penso la soddisfazione più grande vedere comunque uno che ha fatto la storia del gioco con la tua maglia, però a livello di comunque azienda, perché la Juve è questo, creerebbe solo problemi. Non è stato purtroppo questo, secondo me. Cioè, io dico sempre che Ronaldo doveva essere la ciliegina sulla torta, ma in realtà è diventata la torta intera. Non c'era la torta. Esattamente. No, sono d'accordo, anche perché io mi ricordo quei giorni della trattativa di Ronaldo, ragazzi, ma che belli sono stati. Mamma mia, bellissimo. Bellissimo. E provate a immaginarvi Ronaldo e Vlahovic che esultano insieme facendo... cioè, sarebbe l'apoteosi, però capisco che... Cioè, sono d'accordo con quello che... L'unica cosa è che non deve tirare le punizioni. Le faccio battere a Bonucci. Ma chi le batte adesso le punizioni? Pogba. Oh, allora dipende da destra Maria. Di Maria, probabilmente. Beh, Pogba ha segnato su FIFA, no? Di punizione, quasi era Champions League. Finale di Champions. Finale di Champions. Torino-Juve quella punizione, ricordo Torino-Juve nel derby in trasferta quella punizione ha fatto. È vero. Sì. No, beh, Pogba comunque non ha un brutto tiro, Non c'ha brutto, tiro peggio io, ecco, di Pogba. I rigori che li faresti tirare? Vlahovic, dai. Vlahovic. Cioè, nel senso, nel momento in cui c'hai l'attaccante, è giusto che... Anche sì, perché li tirava Vlahovic. La Fiorentina, Il battevo. Ma quale tira Bonucci? Beh, pallonetto. Noi ce la facciamo il pallonetto, noi, sì. È vero, cazzo. E ne ha lasciato uno solo a... Come si chiama? A Biraghi. E ne ha battuto uno Biraghi. Ah, è vero. Però gli altri... Poi bravo, e anche Vlahovic è bravo nelle punizioni. È vero, anche Vlahovic ha fatto dei gol su punizione. Sì, è vero. Anzi, forse c'è anche un tiro potente, quindi un po' più lontano e anche meglio. Di Maria, secondo me, è uno di quelli che le batte meglio sul vicino, uno di quelli che le fa girare proprio. Vlahovic di Maria. La mattonella di Ribala la prenderà Di Maria a questo punto. Però, giustamente, non dimentichiamoci mai il piedino patato di Alex. Ragazzi, ultimo giro, non lo so, argomento a piacere, dai. Tanto siamo... Posso dirlo io? Vai. Mi è venuto in mente. Avevo letto prima di più fonti, tipo il mondo deportivo, ma anche altre testate, comunque, che parlavano di Dybala, che ha litigato con Antun e spingeva per un ritorno alla Juve, ma la Juve ha detto secco no. Secondo voi è una bufala oppure... potrebbe esserci qualcosa di vero. Vai Luke, inizia te. Ma se avesse avuto un altro agente, secondo me Dybala era ancora con noi. Okay. Ma già da ottobre. Sì. Stava l'offerta 8+2 ed era finita là. Però... Bollo? Beh, ma secondo me è anche il problema di adesso. Adesso Dybala. No, parla, vai. Vai, Magic. No, vai. Allora vai te, cerchiamo di mantenere l'ordine. Per me, Dybala, se avesse avuto un procuratore vero e proprio, perché Antun, da quello che ho capito, vende macchine in Argentina, quindi non so. Sì, sarà un imprenditore bravo che lui riesce con i soldi, però devi avere anche un'esperienza. Secondo me Dybala sarebbe rimasto con un procuratore vero e proprio. Dopo è andata così, dispiace per entrambi. Ci sono stati degli errori da parte di Dybala, della dirigenza e dei agenti. Che bello internet. Vai Nico, dici la tua.
Allora, io avevo letto anche che a dicembre, mi pare, quando Dybala era pronto a firmare con la Juve a 7 milioni e mezzo più bonus, mi pare, la Juve è venuta a sapere che Antun aveva già proposto Dybala all'Inter e che dal di lì sia partito tutto il... sì, avevo letto così, e che la Juve dal di lì avrebbe deciso che non avrebbe rinnovato Dybala. Poi adesso ho letto anche quello che ha detto Alex, quindi non lo so. Avevo letto questo e ci sono rimasto un po' così, perché comunque, cioè, Dybala ci avrebbe fatto comodo sicuro. Ok. Sarei andato avanti, io sarei uno di quelli che sarebbe andato avanti ancora con Dybala. Ok, Magix, che avevi iniziato a parlare prima, non ho sentito niente di quello che hai detto, però. No, dicevo che appunto secondo me il problema per il quale non hanno rinnovato appunto come si sa a ottobre è stato Orghen Tun. Però poi, per come la vedo io, potrebbe essere anche che alla fine abbiamo preso Vlahovic proprio grazie a quello. Cioè, secondo me se avessero rinnovato l'idea Vlahovic magari non sarebbe proprio venuta. Magari verso dicembre hanno detto, sai che c'è? Alla fine Dybala non lo rinnoviamo e cambiamo completamente, andiamo su un'idea anche tattica diversa, perché alla fine è anche quello il punto, cioè Dybala crea tanti problemi, per come la vedo io, l'ho sempre vista io, non solo per il fatto di infortuni negli ultimi anni, ma a livello tattico è anche Il problematico modulo, Dybala. Per per il il modulo. modulo, alla fine, di nuovo, avessimo adesso Dybala, il mercato di quest'estate, che strada avrebbe preso? Certo. Come avremmo giocato? Del centrocampo a 3, difficile con Dybala perché Dybala dove lo metti? Centrocampo a 2, che fai? 4-2-3-1, va, può Per darsi. Poi forza. che succede? Si infortunia, devi prendere quindi un altro trequartista perché quelle 20-30 partite che ti salta, qualcuno ci devi mettere. O fai 4, di nuovo 4-2-3-1, 4-4-2 storto, 4-3-3. Secondo me la Juve, essendosi accorto di avere la possibilità di virare completamente, ha deciso Ha di non cambiato idea. Fabio? rinnovarlo. A questo punto potrebbe anche aver fatto bene. Sì, è molto particolare pensare che tutta questa storia, se inizio anno Dybala avesse rinnovato, adesso, cosa sarebbe successo? Cioè, Sembra una puntata del bivio di Enrico Ruggeri. perché esatto, cioè, nel senso, perché si biforca la strada in maniera incredibile già da questa cosa, perché comunque Sì. se tu pensi, dici, come diceva Magix, ma cosa fanno? Decidono quindi di comprare qualcun altro per mettercelo come vice Dybala, pronto nel caso in cui ha vinto. Lo provano a vendere, ma se già adesso senza gente non lo vuole quasi nessuno, cosa succedeva? E quindi secondo me ha creato tanti problemi, di sicuro il fatto di non aver rinnovato Dybala, ma ne ha tolti molti, altrettanti direi, perché comunque adesso sei un po' più libero, perché se Dybala, no, se tu pensi a Dybala che può fare solo determinate, è un po' meno fluido a livello di ruoli rispetto a, per dirne uno a caso che si è vociferato, Zaniolo, che può farti più o Tutto. meno quello che faceva Dybala, ma può farti anche benissimo l'ala, può Adesso. farti più ruoli, e quindi sicuramente, ed è un prospetto più giovane e che per carità anche quello rischioso a livello di infortuni, però comunque è un investimento che tu fai ed è comunque poi tra qualche anno abbastanza giovane da poter rivendere rispetto a un Dybala che arriva a un certo punto che l'età è quella, se tu lo prolunghi poi te lo tieni fino alla fine Certo. e quindi è E secondo sicuramente me complicato. il mercato non sarebbe stato neanche questo se ci Ah, fosse certo. No, stato no. Dybala. Ma Cioè, avrei dubbi quell'estivo anche di, sul no, di mercato sul prendere quell'estivo, Pogba. secondo me, Di Sì, Maria non sì. sarebbe arrivato con Dybala. Non avrebbero Ma nemmeno ho dubbi cercato, anche su secondo me. Pogba, c'è anche Guarda, Pogba, se rinnovi Dybala quasi 10 milioni. guarda, vi dico Pogba che non. poco prima di entrare in live stavo editando uno short che caricherò a breve su Instagram e TikTok. Ed è una diretta che ho fatto con Romeo Agresti il 1º di febbraio. E quando lui ancora era dell'idea che Dybala avrebbe poi rinnovato, era già arrivato Vlahovic e Romeo mi fa il nome di Zaniolo. Zaniolo Cambiaso, fa due nomi Romeo, Zaniolo Cambiaso, che saperli oggi ti dà tutt'altra dimensione. E gli faccio proprio la stessa domanda, ma scusa, ma se Dybala rinnova, perché lì era ancora l'idea che rinnovasse Dybala, ma Zaniolo dove lo metti? E
e Romeo dice magari l'idea di fare un 4-2-3-1 con Chiesa da una parte, Zaniolo dall'altra e Dybala dietro Vlahovic. Quindi poteva esserci questa possibilità, però davvero magari Di Maria poi no, e allora magari Pogba poi no, perché se deve fare 4-2-3-1 magari Pogba è sacrificato nel 4-2-3-1 e preferisce un 4-3-3, quindi sì, è possibile davvero quello che state dicendo. Poi io ti dico, Alex, secondo me Dybala ci tornerebbe alla Juventus, cioè secondo me quello non è la parte falsa della notizia, cioè secondo me sì, Dybala ci tornerebbe di corsa. Il punto è che la Juve nel momento che prende la decisione l'ha presa, cioè non è come per Ronaldo. Ma poi secondo me non avrebbe senso, perché ok che siamo affezionati, ma a che senso avrebbe adesso? No, beh, oggi che hai fatto di Maria Pogba, oggi che hai fatto di Maria Pogba non ha nessun senso. Esatto, non ha senso, quindi c'è non è soltanto passo indietro. E poi secondo me non ci sarebbe mai stato un Pogba di Dybala, perché sono due monti ingaggi secondo me troppo elevati. Sì, troppo alti. Sì, anche perché Dybala, che non usufruiva del decreto crescita, era il giocatore più pagato della Juventus a livello di ingaggio, cosa che Pogba non è più proprio per il discorso del decreto crescita, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Sì, sarebbero stati due stipendi troppo alti. A proposito della coppiata Pogba Dybala, che non so se è venuta fuori pure la voce, che vuole proporsi comunque alla Juve, manda via Antun e tutto questo, e che c'è stato l'incontro, insomma, qualche volta, ma ha messo qualche foto insieme a Pogba nei social, ma c'è che secondo voi ci sia stato qualcosa, un pensiero insieme, oppure semplicemente... No, cioè, perché il collegamento della notizia con col fatto che si siano visti. Chiacchiere tra amici, secondo me, niente di più, cioè nel senso chiacchiere tra di loro. Parlato. Esatto. Ma sai cosa? Era uscita anche una mezza notizia, che poi non si capisce mai se è una cosa vera o falsa, di un amico che era in vacanza con loro, che avrebbe detto Dybala sa di aver fatto degli errori in passato nei confronti della Juve, ne è consapevole, e sa che è per questa cosa qua che poi non è più alla Juve. Quindi anche questa magari è una chiave di lettura. Cioè, a me oggi sembra abbastanza chiaro che Jorge Antun sia stato il problema chiave della situazione, proprio perché, come diceva Luke, Dybala avrebbe rinnovato a ottobre con un procuratore. E probabilmente un procuratore serio, Dybala parametro zero, se ce l'ha offerta l'Inter, lo piazza subito. Sì, è vero, quello dicevo. Quindi probabilmente Dybala si è accorto di questa cosa qua, e magari, sapete, una volta Dybala aveva avuto dei problemi con Triulzi, che era il suo vecchio procuratore, ed era andato su Jorge Antun proprio perché era un amico di famiglia, che però, come diceva Bollo, mi pare, è un venditore di auto, sì, quindi non è un procuratore, e si è messo due volte in difficoltà con i procuratori. Quindi sì, probabilmente Dybala questa cosa l'ha capita. Io la vedo plausibile, però la Juventus poi è quella che decide, quindi non vedo assolutamente possibilità. Che poi appunto anche con l'Inter ha chiesto comunque commissioni elevate, bonus, non riescono a trovare la quadra. Cioè Dybala a zero, come hai detto te, lo prenderesti subito, c'è la possibilità. Certo. Marotta stesso ha detto che devono abbassare le pretese. E ragazzi, io direi che possiamo concludere con questa. Sono tornati gli aerei da tracciare. Vediamo se sarà davvero Di Maria oppure no. Forse è un po' presto per Di Maria, però magari tra un'oretta ce lo troviamo spaparazzato su tutte le prime pagine dei quotidiani online.